Ciao a tutti dal Ciclista Anonimo, siamo arrivati alla nona tappa del Giro d'Italia 2020 organizzato su Tour de France 19 su PS4 tramite la modalità My Tour. Dopo 8 tappe la situazione è la seguente: c'è De Marchi in maglia rosa, il nostro Nibali a 12 secondi, Bernal a 1 minuto e 1 e poi il resto degli uomini di classifica. Per quanto riguarda la maglia blu, ovvero la classifica degli scalatori, c'è in testa Mühlberger, maglia ciclamino in testa Sagan, il nostro Colbrelli è terzo e maglia bianca ovviamente il leader incontrastato è Egan Bernal. Andiamo a giocare la nona tappa. Hi guys, let's start the briefing for this stage. Nona tappa che è anche questa per velocisti, ma c'è l'incognita strappetti salite. Andiamo a giocarla. Potrebbe essere anche adatta a Colbrelli in caso di fuga, se riuscisse a buttarsi nella fuga magari, però magari lo mandiamo Colbrelli in fuga solo se in condizioni. I favoriti vengono dati Groenewegen, Viviani e Sagan, anche perché le salite sono lontane dal traguardo. Colbrelli è dato mediamente in condizione, quindi non lo mandiamo in fuga. Quindi ordiniamo a Per Steiner di proteggere Nibali e a Moric di proteggere Sonny Colbrelli. Andiamo avanti, c'è subito lo sprint intermedio comunque. Nona tappa che è la Giovinazzo Vieste di 198 km, questa è solo di 150. Ed è una tappa piatta, a centro tappa, diciamo si scala il Monte Sant'Angelo, quindi quelle salite di seconda categoria che sembrano un tutt'uno, in realtà sarebbe la salita di Monte Sant'Angelo della nona tappa. C'è anche una salitella prima del traguardo, ma non dovrebbe fare selezione, ma andiamo avanti. Secondo me oggi arriva la fuga. 1.5 minutes for the breakaway. It might just work. Arriva la fuga e dovevamo buttarci dentro con Colbrelli, ma va bene così. Dunque, in fuga stanno andando 7 corridori, che sono Calmejan, Maurice, Soren Craig Andersen, Goncalves, Gorka Izagirre, Benjamin King e Omar Fraile. Stavo dicendo Oscar Fraile. Breakaway's widening the gap, but there's nobody who's a threat. Dunque ci avviciniamo allo sprint intermedio, quindi direi di avanzare posizioni con Colbrelli. Si sprinterà solo per l'ottava posizione, solo per qualche punticino. Non capisco perché quando manda avanti, visto dello sprint intermedio, ogni volta indietreggiamo. È da quando abbiamo iniziato questo Giro d'Italia che succede questo. E poi ci troviamo a rincorrere. Fuga di 7 corridori, anche corridori buoni.
Quindi se la Quickstep o la Jumbo Visma vogliono portare la corsa in volata dovranno faticare tanto. Noi ovviamente non tireremo un metro perché non abbiamo il corridore da volate. Colbrelli non è un velocista puro, mentre per quanto riguarda la maglia rosa non c'è nessun corridore pericoloso per la maglia rosa. I più vicini sono Goncalves e Benjamin King, che però sono a più di 7 minuti, quindi alla CCC di De Marchi basterà contenere, limitare i danni, limitare il distacco dalla fuga. Ci avviciniamo allo sprint intermedio, la velocità sale. Cerchiamo di non restare imbottigliati. Purtroppo siamo un po' chiusi. Parte Matthews, noi ci attacchiamo alla sua ruota. Arrivano da dietro a doppia velocità Viviani e Christopher, però noi comunque arriviamo decimi e prendiamo ben 6 punti, che non è male, non è affatto male. Ci rimettiamo anche un pochino e poi ritorniamo nei ranghi. Direi di avanzare, anzi ordiniamo a Caruso di proteggere Colbrelli, a Moric di proteggere Vincenzo Nibali, ma in questa tappa ce la giocheremo con Colbrelli ovviamente, sempre se viene ripresa la fuga. The time gap with the head of the race is stable. E non sarà facile andarla a riprendere. Su un percorso così adatto alle fughe c'è la salita, poi lunga discesa, salita prima del traguardo, è proprio una tappa da fuggitivi. E ci sono anche buoni corridori tra i fuggitivi. Ok, ordiniamo ai corridori della nostra squadra di alimentarsi, anche se non è che hanno speso così tante energie. Vedete la fuga a 3 minuti e 38. No, penso che quei 7 si giocheranno la tappa. Si staccano corridori, attenzione, anche Dylan Groenewegen si stacca. Però la fuga guadagna, nonostante il gruppo si erano staccati i corridori, ma dovevamo buttarci in fuga con Colbrelli, lo avevamo detto, non l'abbiamo fatto però. Però è incredibile, nonostante dal gruppo si staccano corridori che rischiano addirittura di arrivare fuori tempo massimo, il vantaggio sulla fuga davanti non diminuisce. Tanto ordiniamo a Per Steiner di alimentarsi, ci alimentiamo anche un po' con Colbrelli. Vediamo i corridori staccati. C'è anche Groenewegen. Che poi è rientrato. Oh, ma il ritmo è forte, stiamo soffrendo con Colbrelli. Io direi di ordinare a tutti di alimentarsi, perché eccetto Nibali, perché tanto. Eccetto anche Dennis, perché tanto poi c'è la discesa alla pianura.
Alcuni corridori si sono staccati, il vantaggio della fuga è che oltre i 4 minuti, fuga che arriverà ovviamente al traguardo. Anche se adesso si mette la CCC a tirare, ma è più lì per contenere i danni che per tirare. 4 minuti e fuga che va a giocarsi la tappa. L'avevamo detto che la fuga arrivava, era la classica tappa da fuga. Intanto dietro le Dania, Dowsett, Haller, Kluge, Arborn, Zabel e Van Melsen rischiano di arrivare fuori tempo massimo e di essere tagliati dal Giro d'Italia. Siamo a pochi chilometri dalla conclusione. Cerchiamo di guadagnare posizioni con Colbrelli per cercare almeno di fare un buon piazzamento. Piazzamenti che sono vitali per quanto riguarda la classifica della maglia ciclamino, la maglia punti che vogliamo vincere con Sonny Colbrelli. Non possiamo vincere le volate, quindi dobbiamo fare piazzamenti su piazzamenti per accumulare punti. Qui c'è lo strappetto 10 dalla fine. C'è anche Caruso, potremmo dirgli di accelerare per vedere se mette in difficoltà qualche velocista. Quindi facciamo fare un po' di forcing a Damiano Caruso. È uno strappetto bello duro comunque, anche se molto corto. C'è il forcing di Damiano Caruso. Ma comunque i corridori arrivano fuori tempo massimo oggi. Caruso davanti che mi sbaglia la curva e ci lascia da soli col vento in faccia. Ultimi chilometri, tutto un falso piano adesso fino all'arrivo. Noi battezziamo Sagan perché su una tipologia di tappa del genere è il migliore. Ecco, siamo sulla ruota della maglia ciclamino. Caruso che ci scorta di fianco, ci para dal vento, dietro c'è tutto il gruppone come potete vedere. A questo punto a Caruso possiamo anche dirgli di mollare perché il suo l'ha fatto, così come per Steiner, inutile che si distrugge. Facciamo alimentare Nibali e Rohan Dennis. Okay, e noi stiamo sulla ruota di Peter Sagan e proveremo a fare la volata ovviamente per un ottavo posto. Arrivano i quick step, prendono un po' tutti in controtempo, noi però battezziamo sempre Peter Sagan e arriva il treno della quick step, grande trenata per gli uomini di Livigliani, ma non ne hanno. E qui poteva anche partire un finisher, poteva anche dire a Nibali di partire. Noi glielo diciamo di attaccare, però non credo sia nelle prime posizioni Vincenzo Nibali. Siamo un po' troppo avanti. Nessuno che vuole prendere l'iniziativa, attenzione. C'è anche Gambernale qui davanti, nessuno vuole prendere l'iniziativa. Forse arriva la Filippa, eccolo. Noi cerchiamo di prendere la ruota di Peter Sagan. Che partirà sicuramente a breve. Eccolo Peter Sagan che viene chiuso.
proviamo una rimonta, vediamo come ci siamo piazzati. Sicuramente nei primi 15 abbiamo preso altri punti con Colbrelli, anche se dovevamo buttarci nella fuga. Andiamo a vedere chi ha vinto la tappa. He is all smiles as he climbs onto the podium. Dunque, vince la tappa Søren Krogh Andersen. Sì, Søren Krogh Andersen del Team Sunweb. In maglia rosa rimane sempre Alessandro De Marchi della CCC. Tanti giorni in maglia rosa per Alessandro De Marchi. Ma io ci cammino che resta ad Alexander Kristoff, anzi non resta, passa da Alexander Kristoff. Questa maglia ci cammino se la stanno alternando tre corridori, Kristoff, Colbrelli e Sagan. Maglia blu che resta a Grégoire Gilbert. E maglia bianca ovviamente, Diego Andermann, nessuno lo può impensierire per quanto riguarda questa classifica. Andiamo a vedere adesso la classifica della tappa e se ci sono state evoluzioni in classifica generale. Ci piazziamo undicesimi con Colbrelli, quindi prendiamo qualche punticino davanti a Sagan, però dietro Kristoff. Non si è staccato nessuno ovviamente degli uomini di classifica. Mentre finiscono fuori tempo massimo Roger Kluge, Dowsett, Van Messen, Marco Haller, Hepburn e Rick Zabel, e anche Leda Nyon. Quindi 1, 2, 3, 7 corridori vengono esclusi dal giro, rimangono in 169 dai 176 partenti. In classifica generale resta tutto invariato, con De Marchi in maglia rosa, noi sempre lì a 12 secondi con Nibali, maglia blu tutto invariato. Maglia ciclamino, Kristoff con 183 punti davanti a Sagan che ne ha 172 e noi con Colbrelli siamo terzi a 153 punti. Maglia bianca che ovviamente è sempre di Egan Bernal. Bene, il video è terminato, vi ricordo di lasciare un mi piace e ci vediamo nei prossimi video per continuare il Giro d'Italia. Ciao a tutti!